film, violenza sulle donne, un concorso per le scuole. Oggi saranno premiate le 12 scuole che hanno prodotto i disegni più belli. C'è stata una commissione che ha scelto tra tanti disegni pervenuti 12 disegni. A queste scuole andrà un premio anche in denaro della consigliera di parità, e questi 12 disegni saranno il calendario per il prossimo anno che sarà fatto qua in città metropolitana. L'iniziativa però vuole rimarcare una cosa: nelle scuole si deve parlare, dobbiamo sollecitare la discussione, perché proprio attraverso le scuole che noi possiamo in un certo qual modo contrastare questo fenomeno ormai così dilagante. Sono sempre maggiori, cioè rispetto allo scorso anno, lo scorso anno abbiamo avuto donne uccise una ogni 3 giorni, quest'anno la media è aumentata, è una ogni 2 giorni, quindi sicuramente stiamo cercando di fare del nostro meglio per cercare di arginare questo fenomeno così ormai così diffuso. La cultura della sopraffazione da parte dell'uomo sulla donna è ormai diventata abitudine, ed è sempre la donna a doversi giustificare, ed è lei che è vittima, che spesso deve giustificarsi o che dà supporto all'uomo, non accusandolo. Ecco, io spero che da questi incontri, da queste manifestazioni, venga fuori un cambiamento di rotta. Che porti a una diminuzione, se non proprio all'eliminazione di questo fenomeno così violento. Una mostra fantastica che, come vedete, come è facile vedere queste fanciulle, queste bambine in cui si è voluto manifestare l'innocenza e anche velare l'innocenza, perché ci sono ancora troppe bambine nel mondo che vengono date spose a 8-9 anni e non importa, a uomini molto più vecchi, e non importa quale sarà la loro fine. In genere alcune di queste, molte di queste, muoiono nella prima notte di matrimonio, frutto di una violenza inaudita, di un satrapo che si avventa su di loro. Ed è per questo che in questo giorno contro la violenza abbiamo voluto mostrare l'innocenza violata, ma anche l'innocenza velata. Tantissime studentesse, una folla incredibile, tante ragazze che ascoltano con attenzione. Certo, perché questo è uno dei temi che colpisce di più. È anche una delle cose che accadono più facilmente. E normalmente in questi consessi c'è sempre qualcuno che si alza e dice: vorrei porre un problema di una mia amica. E noi comprendiamo subito che quella sua amica è lei stessa. E quindi dovrebbero moltiplicarsi le occasioni nelle quali collettivamente uno trova il coraggio di parlare.